carissimi amici di Tango Magazine, mi trovo a Pensolo Bienna a Milano e ultimamente devo dire che sto bazzicando parecchio da queste parti, perché questa sera si sta tenendo un evento creato e nato grazie alla collaborazione di Pensolo Bienna, appunto, Alevtina Silaeva, appunto, Ibranca e Spazio Epoca. Questo è un evento che vede come protagonisti due magnifici ballerine maestri di tango argentino, Ariadna Navera e Fernando Sanchez. Beh, Ariadna Navera non ha bisogno di commenti, perché già il cognome la dice lunga, figlia di Gustavo Naveira. E quindi forse si potrebbe meglio dire figlia d'arte, perché anche la sua mamma, Olga Besi, è un'ottima ballerina, maestra e coreografa di tango argentino. Per cui questi straordinari artisti questa sera qui al Pensolo Bienna balleranno per me, per tutti quanti noi ed anche per voi. Escucha muchachos, el tango de flecos son patios de barrio, la llave de la ropa, resumo de escuelas que van acumulando con cosas que hacen de tu corazón, sus notas vibrantes que no se. Carissimi amici di Tango Magazine, qui al Pensolo Bienna a Milano, ho l'onore e il piacere di essere al tavolo seduta insieme ai grandissimi ballerini e maestri di tango argentino, Ariadna Naveira e Fernando Sanchez. Buonasera ragazzi. Buonasera. Buonasera. Anzi, mi correggo, sono insieme ad Ariadna Naveira, Fernando Sanchez e non si sa se è lui o è lei ancora. Che la signora Naveira è in attesa di un niño? Lo sappiamo. Allora, è una bimba. Abbiamo la... Voi avete già il maschietto, avete già un maschietto, vero? Sì, ecco. Matteo, infatti a me ha colpito molto una fotografia che ho visto dove voi eravate in un abbraccio di tango e in mezzo c'era il vostro figlio, Matteo. Sì. Non è la prima volta che venite in Italia? No, no. Ecco. Ho perso il conto. Quindi vi sarete fatti un'idea di come l'italiano si rapporta con il tango? Secondo voi che tipo di relazione ha l'italiano, il tanghero italiano? Bueno, creo que tiene una relación bastante vicino con el tango. Es un país donde se baila tango hace muchísimos años y me parece que es uno de los países donde más se baila tango. Bueno, ustedes lo deben saber, en cada ciudad hay un evento todo el tiempo, todas las semanas, constantemente. Hay tango por todos lados acá. Entonces es un público muy grande y tiene una relación muy estrecha con el tango, lo cual nos llena de orgullo y de honor, por supuesto. Ma parliamo un po' di voi adesso. A me piacerebbe, e al pubblico soprattutto che sta seguendo questa intervista, sapere un pochettino qual è stata la vostra formazione e come siete arrivati al tango. Allora, Ariadna Naveira, già il cognome la dice lunga, figlia di cotanto padre, Gustavo Naveira, che io ho avuto il piacere e l'onore di intervistare in giugno a Torino insieme alla sua partner Giselle Ann. Insomma, si può dire che tu e tuo fratello Federico, prima ancora di camminare, avete imparato a ballare. Sì, más o menos así. Vi siete nutriti a latte e tango. Sì, sì, la verdad que sí. Sì, cioè, sì. Era un destino segnato, cioè l'avete proprio nel DNA. Pienso que sí, igualmente hay un momento de la vida en que uno lo decide también, ¿no? Cuando sos un niño, sos pequeño, es un juego, todo tiene que ver con un juego de imitación hacia lo que hacían los grandes y para nosotros era un juego súper divertido porque el tango es un baile interactivo, entonces nos parecía súper interesante, entonces desde siempre jugábamos a bailar, ¿no? Figlia di un papà che io ho un debole per tuo papà, Gustavo Naveira, perché per me è il re del tango, però questo è un mio parere personale. Però figlia d'arte, perché anche tua mamma, Olga Besio, non è da meno, insomma, no? Grande ballerina, coreografa, maestra. Sì, sì.
sí, sí, la verdad que mis dos padres para mí son una de las cosas más grandes que hay y estoy súper feliz de que hayan sido ellos y de yo haber sido hija de ellos. Quali sono gli insegnamenti nel... Poi arrivo anche da te. Prima le signore. Questa è più facile, più conosciuta. Quali sono gli insegnamenti che secondo te tuo papà e tua mamma ti hanno lasciato di più prezioso per quanto riguarda il tango? È una domanda un poco difficile per me rispondere, perché quando... Uno está cerca del tango desde tan chiquitito, hay un montón de información que uno va absorbiendo de una manera inconsciente. Y la mayoría de las cosas que yo aprendí fueron indirectamente. Entonces, yo no tengo un registro preciso de qué cosas me han enseñado ellos. Yo creo que absorbí un montón de cosas de ellos. Pero no, la verdad es que no puedo precisarlo porque yo siento que llevo una vida entera con el tango. Es como parte de mi vida, no es algo que yo aprendí, digamos, teóricamente, ¿entendés? Entonces, no puedo precisar cuáles son los conocimientos. Sí, sé que me han dejado una pasión incalculable, eso sí. Fernando. Tu hai iniziato, mi pare, nel 2001 con il tango e hai cominciato a fare coppia fissa con Arianna nel 2008. Qual è stata la tua formazione? Come sei arrivato al tango o il tango è arrivato da te? Io ho iniziato perché la mia amica Naila Vacca, lei ha finito la sua scuola e ha iniziato a imparare il tango. Naila Vacca è la figlia di Punto y Branca. Lei era la mia compagna di scuola da piccolini, noi avevamo 8 anni quando siamo conosciuti. La mia idea era solo di imparare quello che lei imparava, era anche come un gioco senza pensare nel fare niente con il tango. Dopo con il tempo bueno, ho riuscito a fare un po' più di investigazione, per dire qualcosa con lei. Ho arrivato alla lezione da lei e il mio maestro, Alfredo Maldonado, che era il suo maestro, mi ha detto se io volevo imparare. Io le ho detto che sì, ma che non poteva in quel momento pagare la lezione. E lui mi ha detto, ok, io ti ho chiesto se tu vuoi imparare. E io ho detto sì, ok, va bene, puoi venire a lezione. E ho iniziato ad andare a lezione così, con il suo desiderio di farmi capire cosa è il tango, no? E da lì ho iniziato come, credo che ogni giorno per 2 anni, sempre alla milonga, sempre a lezione con lui, facendo qualcosa con Naila anche, senza sapere cosa facevamo, ma provando, no? È arrivato il giorno dove abbiamo riuscito a decidere ok, quello è quello che vogliamo fare insieme. Voi siete, oltre che dei magnifici ballerini, e l'abbiamo potuto toccare con mano questa sera durante le vostre esibizioni, dei maestri, degli insegnanti di tango. E si sa che tra il maestro e l'allievo, chi viene a imparare il tango con voi, si stabilisce sempre comunque una sorta di relazione. Allora, voi cercate di dare all'allievo quello che sapete, che fa parte della vostra didattica e che fa parte anche del tutto il vostro bagaglio di esperienze che avete maturato in tutti questi anni. E voi che cosa prendete dagli allievi? Che cosa vi portate a casa? Perché nelle relazioni c'è sempre uno scambio, no? Di dare e avere. Esattamente. Per me, insegnare è apprendere. Eso è justamente un tema che sempre... hablamos mucho, ¿no? Y nos gusta mucho investigar. El alumno siempre te va a dar una información nueva que antes no tenías sobre cómo dar clases, ¿sí? Sobre cómo transferir información. Sí, exacto. Y me parece que es algo preciosísimo y que no podemos perder la oportunidad de tomarlo, eso, ¿sí? Porque es la manera también de nutrirnos nosotros como enseñantes. No es,
no es solo la práctica de enseñar y enseñar y enseñar, sino de enseñar conscientemente, de enseñar de acuerdo al resultado que uno va obteniendo todo el tiempo. Es como aprender a bailar, ¿no? Es como aprender cualquier cosa, ¿sí? Los años de experiencia no son un bagaje que está ahí, sino que son algo que te sigue enseñando paso a paso, y año a año, y día a día. Fernando, quali sono gli elementi che compongono la vostra didattica? Questa è una domanda un po' tecnica. Perché io, per esempio, guardandovi ballare così, nella mia ignoranza, insomma, per quanto riguarda l'insegnamento, la didattica, ho visto che voi partite molto dall'abbraccio, quello stesso abbraccio che facevate con vostro figlio, e da lì parte tutto. È un abbraccio che è molto vario, no? Si stringe, si allarga, però da lì costruite tutto, o sbaglio? No, è così. Per noi lo più importante nella nostra lezione, anche nel nostro ballo, è di capire quello che succede, no? Di avere la consapevolezza di capire che lo che succede è lo che sta succedendo, bene o male, no? Quando noi abbiamo quella conoscenza, noi possiamo da lì partire e fare qualcosa che noi vogliamo fare. Allora, sempre le nostre lezioni hanno la intenzione di avere quella consapevolezza, no? Dopo come funziona meccanicamente il movimento, o di avere la tecnica o capire la struttura del movimento, arriva dopo di capire da dove parto, no? Allora, sempre la nostra scelta è di capire di ascoltare il nostro corpo, no? Claro, l'obiettivo numero uno sempre è ese. Entonces, en el baile tratamos todo el tiempo de hacer eso. Salga bien o salga mal, pero la intención es siempre de escucharnos y entender qué es lo que estamos haciendo. Una vez que nosotros tenemos eso, podemos desarrollar el baile según lo que nos esté sucediendo en el momento. Porque el baile no es más que una expresión de lo que te sucede a vos en el momento. Pero si se pierde esa escucha, tanto en las clases o en la investigación, o en las exhibiciones, o en el baile social, es muy difícil poder entender qué es lo que está pasando. Entonces, siempre, el punto base, el punto de partida es la conciencia y la escucha entre nosotros y entre lo que sucede entre nosotros.